oggi sulle rive del fiume Dyson per parlare del suo progetto di rinaturalizzazione. Prima però un paio di informazioni riguardo questo fiume. Il fiume Dyson nasce a 23 km da qua, nel cuore della Foresta Nera, e dopo aver attraversato la città di Friburgo si unisce al fiume Reno. Perché parliamo di rinaturalizzazione? Come voi ben sapete, i corsi d'acqua hanno un percorso che è spesso tortuoso e che cambia a seconda del tempo, a seconda di dove i detriti vengano depositati. Questo sicuramente è una caratteristica controproducente all'ora di voler crescere la città, di voler espandere la città. Ecco perché gli uomini iniziano a costruire argini artificiali per il fiume, rendendolo il più possibile controllabile e dritto e facendo sì che la superficie edificabile aumenti. Questo sicuramente aiuta a costruire in prossimità di un fiume, ma aumenta al tempo stesso il rischio di alluvioni. Vediamo perché. Gli argini artificiali normalmente tengono conto della portata media di un fiume. Questo significa che se per un periodo ci dovessero essere piogge insistenti, la portata dovesse aumentare, il rischio di alluvione in quel caso aumenterebbe. Allo stesso tempo, gli argini vengono spesso costruiti molto verticalmente rispetto al corso stesso, per in questo caso aumentare la superficie edificabile. Questo fa sì che però, nel caso ci sia una piena e il fiume straripi, la superficie che poi venga ad allagarsi sia maggiore. Allo stesso tempo, a Friburgo, così come in tante altre città, in prossimità del centro, l'argine viene ulteriormente ristretto e cementificato. Questo impedisce all'acqua di trapassare nel suolo e quindi abbiamo un fiume che ha una portata molto maggiore rispetto a quella che avrebbe naturalmente. Ecco perché nel 2012 viene creato questo progetto di rinaturalizzazione della Dyson, per far sì che le città, specialmente a fondo valle, non fossero a rischio di alluvione. E cosa è stato deciso? Come vedete alle mie spalle è stato abbattuto uno dei due argini per una lunghezza di circa 1 km. È stato creato un secondo letto da architetti paesaggistici, che in questo momento è la parte in secca, un letto di 50 cm che serve a smorzare la velocità e la forza del fiume, e sono stati posti anche degli ostacoli naturali, le piante e le rocce che vedete, anche in questo caso per diminuirne la potenza. Il letto che voi vedete è un letto naturale e quindi l'acqua può fluire nel terreno, e anche in questo caso la portata sarà minore nel fondovalle. Ultima caratteristica da osservare è che l'argine che poi è stato costruito secondariamente è un argine non verticale, ma che sale dolcemente. Questo fa sì che nel caso il fiume avesse una portata maggiore di quello che ci si aspetti, lo straripamento possa essere più contenuto rispetto che in città. Questo è un progetto che nasce dalla Umwelthausgleichsgesetz, la legge di compensazione ambientale. Cosa significa? È una legge che obbliga coloro che creino o una struttura che vada a danneggiare l'ambiente a finanziare un progetto pro ambiente. Questo è il caso della Deutsche Bahn. La Deutsche Bahn, la rete di trasporti ferroviari tedeschi, prima del 2012 ha ampliato la sua rete di trasporto da Friburgo a Basilea, tagliando moltissimi alberi. Ecco perché nel 2012 si è trovata costretta a finanziare un progetto pro ambiente, e quindi abbiamo una rinaturalizzazione della Dyson. Come vedete, questo progetto non solo ha aiutato l'ambiente, ha aiutato il fiume a ritrovare un percorso più naturale, allo stesso tempo ha diminuito il rischio di alluvioni e ha dato ai friburghesi una bellissima oasi dove poter passare